Ma buona! E le patate. E buonasera a tutti ragazzi. Bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi siamo qua a Ciacile. E non so neanche dov'è, ragazzi. Il locale in questione è Pizzeria a Madera e ovviamente ce l'hanno consigliato Alex e Sara qui presenti. Ogni volta che facciamo un video con loro è perché ci consigliano un nuovo locale. Prima di entrare ragazzi mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, che ci date una mano grandissima. Per voi è gratis ma a noi ci aiutate tantissimo. Non perdiamoci in chiacchiere, entriamo subito a vedere com'è questa pizzeria. Allora abbiamo preso io una bufalina e io un primo, una pasta e patate con la provola. Noi abbiamo preso... Io cosa ho preso? Tarallo. Ah sì, ho preso una pizza bianca col tarallo. E io invece una pizza da domenica con ragù napoletano e polpette. Ragazzi, sono arrivate le pizze ma sembrano buonissime. Allora raga, io assaggio prima la pasta di Sara. Buonissima. Molto buona. Ragazzi, assaggio anch'io, sembra veramente buona, poi con questo cornicione. Buonissima. Ragazzi, andiamo noi all'assaggio adesso. E voi state a digiuno. Oh, l'impasto sembra veramente morbido. Impasto veramente buono, sottile. Il ragù si sente molto. Poi con quelle polpette lì. È gourmet, giusto? Non metterei il gomito così un attimo. Diamo subito il voto perché sennò ci dimentichiamo. Per me questa bufalina voto 9, veramente buona. 9 e mezzo, molto particolare. Dopo assaggeremo quella al tarallo perché voglio sentire il parere anche di Danny. Buona, buona. Voto 9 e mezzo. Anche se non piacciono i pomodori, questi sono stra buoni. Le mandorle croccanti all'interno, buonissime. E le patate, 10 meno. Adesso raga assaggio anche la pizza col tarallo, vediamo se mi piace o no. Ma buona, 9 e mezzo. Ragazzi, devo assaggiare assolutamente questo tarallone qua. Buono, buono anche questo. Ragazzi, siamo riusciti a finire tutto. Siamo pienissimi, però vediamo se prendere un dolce o qualcosina. Comunque il locale è veramente caratteristico napoletano. Ragazzi, siamo qua a scegliere i dolci, ce ne sono tantissimi. Guardate in live quante pagine ci sono. Pienissimi. Cioè, ragazzi, cioè, non ho mai visto un menù così ricco di scelte. Cioè, vero, veramente. Cioè, quante pagine sono? Sono quasi 20. Ragazzi, abbiamo trovato un accordo io e Danny. La cheesecake al limone in due e poi la caprese al cioccolato. Voi invece cosa prenderete? Allora, io e Sara condividiamo i eclissi con il cocco e il cioccolato. Ragazzi, è arrivato il dolce di Sara e Alex chiamato eclissi. Buono. Ragazzi, è arrivata anche a me ovviamente la caprese. Assaggiamo. In generale a me le torte al cioccolato non piacciono. Questa è l'unica torta al cioccolato che è veramente buona buona. Raga, assaggio anch'io. Voto 8 e mezzo. Per me 9, per essere una torta al cioccolato questa mi piace tantissimo. Adesso andiamo all'assaggio della cheesecake. Ah, Danny, me l'hai rubata tu? No. Assaggia prima tu a sto punto. È buona, si sente tantissimo il limone, però è troppo pastosa. No? Ragazzi, Danny non capisce niente, vado io all'assaggio perché effettivamente ha ragione. Ho sempre ragione io. Il sapore è buonissimo perché il limone è veramente buono. La consistenza effettivamente è un po' pastosa, cioè non è neanche troppo male. Mi ricorda un po' la pastiera napoletana. Come la pastiera napoletana? La pastiera non è pastosa, cioè. No. Questa sembra una pastiera pastosa. La pastiera non buona. Ma è un po' pastosa la pastiera? No, no. Se è buono l'impasto, no. L'interno, la crema, lì, no? No, no. Ragazzi, dissing a parte, andiamo all'assaggio del limone. Ha cambiato idea. Col limone è buonissimo. Voto 8. Consistenza, sapore buonissimo. Bene ragazzi, siamo appena usciti. Stiamo morendo di freddo. Ma cosa dici? Io sono in maniche corte, Alex. Alex ha giubbotto, vabbè, sarò io a dopo. Comunque, siamo appena usciti, veramente un ottimo locale. Stiamo congelando. Sì, sì, sì. I voti li abbiamo già dati, perciò diamo un voto complessivo. Per me un bel 9 e mezzo.
Per me un bel 10. Io do un 9,5 perché mi è piaciuto sia il locale sia il cibo. Anche do un 9,5, molto buono, molto bello, tutto ci sta. Prezzo 87 euro in 4, che ci può stare perché è più o meno la media di 20 euro. Poi ci sono io che ho preso due dolci per me, quindi ci può stare. Strano, no? Non c'è nient'altro da dire, mi raccomando, se non vi siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Lasciate un like, attivate la campanella. E seguiteci. Seguiteci intendeva loro, non noi. E non c'è nient'altro da dire. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, ciao.